Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito dalla copertina, oggi parliamo di un nuovo drone 249 grammi della Valkyra. Per chi non conoscesse questo marchio, vi faccio un piccolo riassunto. È un marchio ovviamente cinese che è specializzata soprattutto in droni da lavoro, droni agricoli, droni antincendio. La loro specialità appunto è costruire questi droni molto grossi, di dimensioni, adatti appunto a situazioni estreme di lavoro. Qualche anno fa però hanno provato anche a produrre dei droni cinematografici. Hanno tentato di fare un drone, se vogliamo, simile a quello che era il Mavic Pro prima versione, come caratteristiche, anche come dimensioni, che si chiamava Valkyra Vitus. Io l'avevo provato ancora prima di aprire il canale YouTube e ragazzi, un drone allucinante ma in negativo, perché comunque era un drone che pesava come il Mavic Pro ma che costava più o meno come il primo Mavic Air, che era uscito proprio quell'anno anche lui. Quindi era un drone che dalle caratteristiche interessanti, sensori anticollisione che però non funzionavano benissimo, sentivano troppo la luce, i riflessi, erano dei sensori diciamo non adatti per un drone. E un altro difetto è che aveva un sacco di interferenze, perché comunque il controller, o meglio lo smartphone, non si connetteva al controller tramite il cavo, quindi non c'era il cavo OTG, e si connetteva tramite Bluetooth, quindi lo smartphone si connetteva al controller con il Bluetooth. Tutto questo ovviamente non era il massimo, è un drone veramente ingestibile in tante situazioni, poco stabile, sebbene appunto costava molti soldi, perché si parla allora di 4-5 anni fa di circa 700 euro. Quindi un drone che ha fallito, anche se dal punto di vista invece della telecamera e del gimbal era un drone interessante, ma per tutto il resto anche no. E mentre c'era in commercio questo drone Valkyra Vitus, stavano anche già promuovendo il nuovo piccolo drone che sarebbe arrivato, che si chiamava Valkyra Peri. Un drone che era identico esteticamente, come state guardando in questo momento, al DJI Spark, sia dal punto di vista proprio estetico che delle dimensioni che del peso. Ma poi è un drone che non è mai uscito, non è mai arrivato in commercio, sebbene c'erano già le foto, anche le immagini di volo, ovviamente delle prove che stavano facendo, ma non è mai arrivato sul mercato. Probabilmente avendo fallito con il Vitus, questo drone che costava tanto e ha veramente fallito in maniera clamorosa, non si sono sentiti di continuare l'investimento sul piccolo Peri. Quindi dopo questi fallimenti hanno abbandonato quello che era la produzione di droni cinematografici e hanno continuato a dedicarsi alla produzione di droni per lavoro e di droni FPV, perché comunque hanno prodotto anche droni FPV pronti all'uso di medio costo, che hanno riscosso anche un discreto successo. Ma adesso ci stanno riprovando. Come sapete, qualche mese fa è stato presentato il T210, questo drone anche abbastanza innovativo, se vogliamo, per quanto riguarda il controller, perché ha questo controller particolare che è una sorta di motion controller del DJI, con anche un display che ha anche in più, se vogliamo, un controllo vocale, quindi si può controllare vocalmente o con la mano, col polso, come il motion control di DJI, e in più abbiamo un display e in più ha tutte queste caratteristiche di voli automatici e cose abbastanza magari anche interessanti, però pesa 430 grammi. Adesso invece hanno lanciato, o meglio stanno lanciando, il nuovo T210 mini. È un piccolo drone appunto 249 grammi, con tutte le caratteristiche da renderlo un drone interessante, se vogliamo. Abbiamo la possibilità, come per il T210, anche in questa versione mini, di far decollare il drone lanciandolo dalla mano, praticamente lo stesso sistema che aveva il Parrot Anafi, ed era veramente una cosa affascinante avere il drone in mano, lanciarlo con i motori spenti e i motori si avviano una volta che il drone si stacca dalla mano, e ho sempre apprezzato questa cosa del Parrot Anafi, e finalmente qualcun altro ripropone lo stesso sistema. Parliamo di una fotocamera in 4K che registra fino a 100 megabit per secondo, quindi una qualità
alta dal punto di vista perlomeno delle caratteristiche, mentre per quanto riguarda la stabilizzazione della fotocamera abbiamo un gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi. Abbiamo ovviamente il GPS, abbiamo l'optical flow più un sensore per la stabilizzazione del volo in overing, abbiamo un'autonomia di circa 30 minuti di volo, ovviamente quelli dichiarati, abbiamo una resistenza al vento di livello 7, quindi una resistenza importante per quanto riguarda la velocità del vento, e abbiamo un controller classico, se vogliamo, più questa specie di motion controller che in base alla versione che andiamo ad acquistare potremo avere incluso o meno nella confezione. Abbiamo ovviamente tutti i voli automatici, abbiamo anche l'active track, quindi un drone secondo me che in questa fascia di prezzo potrebbe dire la sua. Però una cosa che non mi ha fatto impazzire è, almeno guardando le immagini, che si vede ancora il controller, che è il controller del Vitus, quello che ho provato io anni fa, cioè praticamente il controller è quello, adesso che l'abbiano cambiato internamente, ma esternamente è ancora lui, e diciamo non è che era dalle plastiche, dai materiali di grandissimo livello, però anche qua se guardiamo si vede lo smartphone che non è collegato con il cavetto OTG al controller, quindi vuol dire che lo smartphone si collegherà, presumo, ancora in Bluetooth al controller, e secondo la mia modestissima opinione non è una grande genialata. E mettete sto cacchio di cavetto OTG, perché comunque le connessioni Bluetooth in un prodotto del genere, dove abbiamo già le connessioni wifi con il drone, ovviamente tra controller e drone, avere anche un'altra connessione tra smartphone e controller magari anche no, quindi sicuramente non è una cosa che trovo valida, poi è tutto da provare, ma non lo so, per la mia opinione, per quello che avevo passato con il loro drone che aveva questo sistema, non l'avevo trovato per niente azzeccato. È vero che sono passati tanti anni, magari qualcosa è migliorato, perché comunque questo drone viene dato con un range di circa 5 km, ovviamente calcolatelo che viene dato con questo range in FCC, suppongo che resti in FCC anche quando arriva qua in Italia, anche perché attualmente secondo me acquistandolo su AliExpress rimane in FCC, non passa in CE secondo me, quindi il range dovrebbe essere quello. Il drone costa intorno ai 370 euro nella versione base, cioè drone, controller, batteria, cioè controller quello classico, quindi abbiamo una spesa non eccessiva se guardiamo le caratteristiche pure. Se il drone dovesse far rendere quello che sono le caratteristiche date, sarebbe davvero interessante per il suo prezzo. Ovviamente in questa fascia di prezzo non possiamo avere i sensori anticollisione, quindi non li abbiamo, però rimane comunque un drone molto interessante. Quindi ragazzi, questo era solo un video di condivisione per mettervi al corrente, se già non lo sapevate, che sta arrivando anche questa versione del T210 versione mini, e Valkyrie ci sta riprovando, sta tentando di ritornare nel mondo dei droni cinematografici, e speriamo che lo faccia in maniera un po' più concreta e soprattutto con dei prodotti più validi rispetto a quello che aveva fatto in precedenza, dove ha sicuramente fallito alla grande. Quindi se questo mio video di condivisione di questo nuovo prodotto di casa Valkyrie, il T210 mini, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, tantissime cose arrivano su Instagram, vi invito a seguirmi sul mio profilo, sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!